sono sempre, sempre senza parlare, tutti e tre, era lento dopo. Quando erano a tavola, la più simpatica. Quando i due ragazzi hanno esprimono la propria passione. Bella scelta. Non lo so, probabilmente la scena... non saprei. Tutto molto piacevole dall'inizio alla fine. Forse quando giocano il ragazzo con la ragazza e la mamma sul letto. La penitenza, non so se l'avete visto, la penitenza. Non mi è piaciuto molto il film, quindi non mi è rimasto. Beh, la scena in cui i due ragazzi iniziano sulla spiaggia, iniziano quando la madre li incontra, diciamo, è stata molto bella. Nessuna. La figura della madre quando fa fare le penitenze, quando la fanno fuori, insomma. Ma a me è piaciuta molto la scena di madre e figlio sott'acqua, che fanno un gioco sott'acqua con delle parole. La scena madre è chiaramente la scena in cui si masturbano reciprocamente, cioè anche una domanda banale, scusate. Il finale, perché insomma non era così scontato che quello fosse il finale. Il momento in cui c'è il gioco tra la ragazza, il figlio e la mamma. Non si è trovata perché non mi è piaciuto. Beh, il gioco simbolico attraverso cui insomma il regista ha trattato il momento del distacco. Non mi ha lasciato niente. Beh, una scena divertente è la scena in cui la ragazzina al suo primo giro in piscina se ne va. Quello per esempio era interessante. E poi un'altra cosa divertente, non so se sia interessante, è la cena che fanno tutti insieme, quello è divertente. La scena madre, direi l'ultimissima, quella in cui il ragazzo bacia la madre e se ne va. Secondo me è la scena a tavola, quella dove la madre si capisce e comincia ad avere una irreprensione per la ragazza e per tutta la famiglia. Mi sembra quando i due ragazzi sono vicini, che c'è questa madre incombente che non se ne va, non si toglie dalle palle. Sulla spiaggia, credo, la scena quando sono anche sulla spiaggia. I silenzi molto espressivi.